Tanto che tu incolli le scarpe e ti A momenti ammazzi. veramente vado lungo, ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Che è sta faccia? Che te fa È male? il gol della Il gol Sampdoria. della Samp, Non me ragazzi, lo sarei mai Gabbiadini. aspettato per come si stava mettendo la partita. Dico, questa Sembrava uno 0-0 tutta scritto la vita. nelle stelle, invece. Fermate, pronostici. Pronostici, che è In Serie successo? A, che avevamo detto. Chi si ricorda? Ma che mi stai a chiedere? Avevamo detto un gol della Sampdoria e un gol del Genoa. Potrebbe Ah, essere una hai ragione. partita carica, di occasione d'arte e Come avevo quant'altro. detto E poi io. abbiamo detto però, fate attenzione perché, attenzione perché potrebbe terminare 0-0. La paura, lo scontro, sapete, ci è mancato poco. Ci Fatto stavamo sta andando vicini. che il Genoa non ha segnato, perlomeno ancora non ha Ancora non segna perché segnato. siamo al 91esimo e ci 92esimo. sono ancora 3 minuti da Ecco, giocare. quindi preparatevi che il gol in live è È scontato. scontato, sì. Non si sa se per la Sampdoria oppure per il Genoa. Secondo me per il Genoa. Comunque la partita, ragazzi, moscia, molto tattica. Secondo me l'atteggiamento era quello un po' di studio barra timore di Timore, secondo perdere me. una partita che In poteva comunque tutto. portarli a sprofondare ancora di più nella Zona zona retrocessione. retrocessione. Calcola che in tutta la partita ci sono stati complessivamente Non mi ricordo un sette tiro, tiri ma io non mi ricordo un tiro, a parte il gol. in porta uno per uno. Quindi la Sampa con tiri in porta ha fatto un gol. Complessivamente ne ha fatti due. Il Genoa ha fatto cinque tiri totali e uno nello specchio. Quindi ragazzi, parliamo Ma è sputato addosso, mi sa, proprio. Ah, e è capirai partito che. un bambino di E 2 mesi pensavo e chissà che era mezzo. E che successo, capirai. schifo. Ringrazia che non te smucciolo addosso, che è diverso. Ok. E quindi, in questo momento andiamo a leggere la No, aspetta, classifica. gol de Gabbiadini. Sì. Errore di Ghiglione, se non vado Ghiglione ha errato. fatto un Una errore cazzata pazzesca. clamoroso. Ripartenza della Sampdoria. Bellissimo, praticamente, non mi ricordo chi ha fatto il passaggio, chi ha recuperato la palla. Ha messo in mezzo Gabbiadini di sinistro, c'è cioè andato praticamente come un rigore in Linetti movimento. ha fatto Ah, l'assist. Linetti che è stato bravo, si è lanciato, ha recuperato palle. Bellissimo il gol di sinistro che si va ad insaccare dove Radu non può Non può assolutamente arrivare. nulla. Ecco, adesso E puoi andiamo a leggere la leggere la situazione di classifica perché classifica. per il Genoa si fa sempre più complicata. C'ha 11 punti al penultimo posto, quindi si fa riscavalcare dal Brescia che ha vinto le ultime due consecutive e ha anche una partita in meno, lo ricordo sempre. Venghia! E la Samp invece si porta 2 punti sopra la zona retrocessione a 15. Allora, io voglio dire un paio di cose. Uno, mi dispiace per il Genoa, perché come squadra vederla a quelle posizioni di classifica, cioè Raga, io non la riesco proprio a io vedere. penso che dopo questa partita, se dovesse finire così con una vittoria della Samp, Thiago Motta Thiago Motta potrebbe salta. rischiare No, secondo me salta seriamente. proprio. No, salta non credo ancora, però potrebbe iniziare seriamente a rischiare. Ancora, cioè, praticamente ha vinto una sola partita e tutte le altre le ha perse praticamente o pareggiate al Vabbè, massimo. comunque mi dispiace pure per Biraschi, che ho avuto il piacere di conoscere l'anno scorso al Fantacalcio dei calciatori brutti e via dicendo, ma sono contento per Claudio Ranieri, perché Sì. comunque, ragazzi, io ce l'ho proprio nel cuore, non solo perché è tifoso della Roma, perché con la Roma ci ha fatto quasi sognare e via dicendo il sogno dell'Eister, ma proprio perché lo stimo come persona. È Esatto. una persona molto competente, magari è all'antica, è vecchio stampo, è un allenatore. Non è uno che tipo, Non è un ecco, innovatore. tipo il Thiago Motta di turno, Non è no? un Per innovatore. dire, o il Guardiola di turno, sono degli innovatori che hanno portato aria fresca nel mondo del calcio. Ecco, Aria nuova Ranieri è proprio. un tradizionalista, è uno che il calcio lo concepisce così come era concepito Alla vecchia maniera, all'epoca. catenaccio e Ma contropiede. gli ho dato rispetto, ragazzi miei, gli ho dato rispetto perché oggi non ha Il subito, guarda, suo lo fa oggi ne ha sempre. subito gol, ma guarda che per il gol Il suo dell'1-1. lo fa sempre. Nel frattempo siamo arrivati al 94esimo, quindi la partita è È un quasi al derby comunque, termine. ragazzi miei, è una partita importante perché il derby è sempre una partita a sé, è molto più Sì. sentita e quindi vince una partita del genere è come portarsi a casa 6 punti. È Poi una partita importante che ti dà tanto umore non proprio a è che dici che livello. una delle due fa un campionato a parte, se la stanno a lottare tutte e due per lo stesso Per lo stesso obiettivo, ma è un obiettivo. obiettivo brutto, capisci Importante, quello cioè che te comunque voglio la dire? salvezza è importante da raggiungere. Ecco, è finita in Finita. questo momento. Genoa 0, Sampdoria 1. Secondo me, Thiago Motta esonerato. Non lo so. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale. Domani escono i sorteggini di Europa League che abbiamo registrato oggi pomeriggio. Esatto. Un paio di post partita, probabilmente, ovviamente, anche quello della Roma. No, probabilmente, sicuramente anche quello della Sicuramente Roma. arriverà quello della Probabilmente Roma. anche qualche altro post partita, tipo Juventus, tipo, non lo so, la Lazio gioca lunedì di pomeriggio, non mi ricordo chi gioca. Non mi ricordo L'Inter quando neanche io. gioca? Forse il pomeriggio, forse vabbè. L'Inter per forza, La sì. sera, mi sa, No, l'Inter. Fiorentina-Inter, mi sa La 20 e sera. 45. Vabbè, comunque sia tanti post partita, fateci sapere la vostra nei commenti. Meritava la vittoria la Sampdoria? Noi siamo del parere che chi la butta dentro una volta più dell'avversario c'ha sempre ragione. Soprattutto se il Infatti. gol è regolare, non ci stanno cose Fiorentina-Inter 20 e strane. 45. Ecco.
Quindi Roma Spalla alle 6, Milan Sassuolo, ma porca puttana, Juventus Udinese, Bologna Atalanta alle 3 e Verona Torino 12:30. Abbiamo detto al contrario. Mi sa che Verona salta però perché voglio mettere i sorteggi di Europa League. Comunque poi vediamo. Una buona serata a tutti voi. Buonanotte ragazzi, a domani.